Ora c'è la chiusura di Francesco Raparelli e poi leggeremo la mozione che è uscita dall'Assemblea. Chiaramente non posso in nessun modo fare una sintesi della discussione di oggi perché siamo molto stanchi, perché la discussione è stata estremamente ricca, quindi mi limito a raccogliere alcuni elementi e ad indicare alcuni punti di agenda e di lavoro politico per le prossime settimane. Mi pare che quest'oggi in primo luogo abbiamo sancito con grande forza, con grande passione, con grande ricchezza di contenuti. Luca diceva prima qualità e quantità. Mi pare che oggi l'assemblea per quantità e qualità è stata una grande assemblea e in questo momento importante siamo riusciti, secondo me, a sancire al meglio il passaggio costituente di cui parlavo all'inizio, da uniti contro la crisi a uniti per l'alternativa. Badate bene, un passaggio di nome non è mai una cosa semplice, non è mai una cosa di poca importanza. Un passaggio di nome è anche un fatto di sostanza. Noi vogliamo stare sempre in movimento, vogliamo essere dinamici, vogliamo saper far vivere le nostre dimensioni organizzative, politiche, di discorso politico più generale dentro una dinamicità vera. Per questo motivo dire uniti contro la crisi passa a nuova vita in un meccanismo più largo, più includente, con più soggetti, con più anime, con un dibattito più ricco e con una centralità di contenuti nuovi. Significa dire delle cose di merito, significa dire delle cose di forma, significa tenere assieme questi due aspetti. Sì, è un passaggio di nome, ma non è una cosa di poco conto, è una cosa che qualifica la nostra attenzione per la processualità delle dinamiche sociali e per la processualità della fase che stiamo vivendo. Stiamo vivendo una vera svolta d'epoca e dentro questa svolta d'epoca bisogna saper sintonizzare il ritmo, il battito della soggettività politica e del dibattito politico. Per questo motivo io credo che il passaggio che abbiamo fatto nella giornata di oggi sia non solo un passaggio di nome, ma un passaggio di sostanza, anche perché abbiamo detto Uniti per l'Alternativa prova ad aprire, ma l'avevamo fatto già a Genova, uno spazio nuovo di riflessione che dice non è più sufficiente costruire comune ricomposizione attorno alle resistenze contro la crisi, ma è necessario cominciare a progettare l'alternativa, cominciare a costruire un discorso programmatico per l'alternativa, cominciare a capire quali sono i luoghi, gli strumenti, le interlocuzioni per un'alternativa complessa che non si risolve attraverso le semplificazioni binarie, ma si risolve invece piuttosto attraverso una costruzione paziente, perché ci vuole molta pazienza, ci vuole molta disponibilità al confronto, bisogna sapersi intendere come parzialità tra le altre e bisogna sapersi intendere dentro una processualità politica ampia in cui non c'è la soluzione a portata di mano, ma la soluzione va costruita volta per volta, anche definendo questa dimensione processuale nella propria definizione della soggettività politica. Io credo che questo sia il passaggio che oggi, con grande forza, in una grande assemblea per quantità e per qualità abbiamo affermato. Non è solo un passaggio di nome, ma è un passaggio di sostanza, da Uniti contro la crisi a Uniti per l'Alternativa, e credo che di questo dobbiamo essere molto felici. Io volevo dare alcune piccole indicazioni perché davvero dobbiamo leggere la mozione e insomma capire se ci intendiamo sulle cose che abbiamo raccolto e scritto e capire anche come procediamo, come andiamo avanti. La proposta che avanziamo, a partire dalla discussione di oggi che appunto è stata molto ricca, ci scusiamo con chi non è potuto intervenire, lo dicevo prima, non è l'ultima assemblea, è preferibile finire l'assemblea in questa situazione, una situazione ancora di attenzione, piuttosto che in una situazione in cui ci sono solo le sedie e sono vuote. Allora, la proposta che noi facciamo è la seguente. I firmatari dell'appello che ha promosso e indetto questa assemblea, hanno intenzione di rincontrarsi, di rivedersi, per darsi anche un'occasione in più, uno spazio in più, di costruzione del processo politico per l'alternativa che abbiamo
immaginato nella discussione di oggi, e vogliamo farlo chiaramente legandoci non solo alla processualità più ampia ma anche alla contingenza e alle scadenze specifiche. Vogliamo farlo anche per discutere di questo grande appuntamento europeo e transnazionale che è l'appuntamento del 15 di ottobre. Su questo molte cose sono state già dette. Per noi il 15 di ottobre non è un punto d'arrivo ma è il punto d'inizio di una mobilitazione permanente contro l'austerity, contro la BCE e contro chiaramente il governo Berlusconi. Quindi io segnalo, a partire da questo chiarimento su quali sono le, insomma, qual è il nostro ragionamento attorno alla data del 15 ottobre, indico che i firmatari dell'appello si ritroveranno a Roma. Adesso verificheremo se è possibile ritrovarci qui in questa sede, insomma all'ex Cinema Palazzo, lo chiederemo chiaramente a tutti gli occupanti che gestiscono il posto, ritrovarci qui a Roma il 9 di ottobre. Domenica 9 di ottobre, occasione questa per fare una discussione che prepari e che prepari al meglio anche la nostra partecipazione, il nostro protagonismo all'interno della manifestazione del 15 di ottobre. Perché l'abbiamo detto in maniera molto chiara all'interno di alcuni interventi, vale la pena, è fondamentale e decisivo che questa nuova unità per l'alternativa, questo spazio di movimento, questo spazio politico e pubblico di movimento abbia un protagonismo decisivo nell'attraversamento e nella costruzione della manifestazione del 15 ottobre. Chiaramente questa che sarà una riunione e non un'assemblea indetta e promossa e costruita dai firmatari è aperta a chi ha voglia di partecipare. Questo lo diciamo in maniera molto chiara, è aperta a chi ha voglia di partecipare anche se si tratta di una riunione e non di un momento assembleare come questo. E questa apertura chiaramente va interpretata un pochino nel senso che non ci sono preclusioni identitarie, perché Uniti per l'Alternativa non vuole definire delle preclusioni identitarie, ma c'è però un discorso politico e pubblico che oggi abbiamo enunciato, abbiamo chiarito, e quindi siamo interessati a discutere, ad interloquire con tutti quelli che dentro questa lunghezza d'onda, questo senso diciamo così comune che abbiamo praticato e sperimentato assieme, ci si ritrovano. Chiaramente oggi sono avvenute anche altre cose, c'è stato l'intervento di De Magistris, abbiamo ascoltato Nicola Fratoianni, sono emerse delle indicazioni rispetto ad altri processi che si collocano a nostro avviso all'interno di un ragionamento più complessivo sull'alternativa. Credo che Uniti per l'Alternativa assume con grande interesse questo processo di movimentazione più ampia che è stato definito qui da interventi che appunto hanno messo al centro la questione del governo dei beni comuni, delle amministrazioni locali e del tema delle primarie di programma, diciamo così, in un rapporto con quella definizione di alternativa anche politica alla situazione esistente in Italia. Dentro questo dibattito noi come Uniti per l'Alternativa, come spazio pubblico e politico di movimento, capiremo le forme e i modi di interlocuzione adeguata e giusta con queste cose, assumendo che per noi non si tratta di piccoli passaggi tattici, di piccole furberie, ma si tratta, come diceva Luca in maniera molto chiara, di un ragionamento strategico più complessivo su che cos'è oggi trasformazione, su che cos'è efficacia del conflitto, su che cos'è coniugazione e rapporto tra conflitto e democrazia. Questo per chiarire alcuni elementi. Quindi il 9 ottobre i firmatari dell'appello più chi è interessato e sta nella lunghezza d'onda del ragionamento che abbiamo espresso qua si ritrova per discutere. Chiaramente abbiamo raccolto le mail all'ingresso, quindi è nostra intenzione, chi non l'ha fatto può farlo da subito, è nostra intenzione costruire una newsletter. Questa newsletter sarà un primo strumento di comunicazione, molto semplice, molto banale, le conoscete le newsletter, però sarà un primo strumento di comunicazione importante per far sì che da qui in poi i livelli di comunicazione anche orizzontale tra di noi possano crescere. Va da sé che tutto il dibattito di oggi lo trovate su globalproject.info, come vi dicevo, è riascoltabile, il sito e altri siti che costruiamo quotidianamente sono punti di riferimento anche per il dibattito politico che va oltre la giornata di oggi, così come parte del dibattito è stata ospitata, del dibattito preventivo è stata ospitato sul manifesto, e però la newsletter quantomeno diventa un luogo di distribuzione di informazioni affinché tutti coloro che sono interessati possano star dentro un processo che vuole essere includente fino in fondo.
proprio perché sono vere le cose che abbiamo detto sull'alternativa. Noi non abbiamo alcuna intenzione di chiudere perché non abbiamo le soluzioni in tasca, vogliamo stare con le antenne molto dritte, essere ricettivi ed interlocutori con ciò che si apre e dentro questo spazio far vivere la nostra differenza, la differenza di chi pensa di essere movimento, ma movimento con capacità costituente, movimento che sa confrontarsi con la tematica anche delle pratiche istituzionali. Io dunque chiudo ringraziando davvero di cuore, e penso a nome di tutti, gli occupanti e le occupanti di questo luogo, di questo spazio, che è uno spazio che, bisogna ricordarlo, è un elemento non irrilevante. Molti di noi vengono dalle esperienze dei centri sociali. Questo posto non è un centro sociale, è un'altra cosa. È un'esperienza di autogestione e di occupazione di altra natura. Avete visto dal video, in quei 5 minuti, in quel frammento, quante biografie diverse, quante storie si intrecciano qua dentro e quanto contagio qua dentro si è determinato, contagio positivo, soggetti che prima non si parlavano cominciano a parlare assieme e cominciano a costruire un lessico comune. Lo avete appreso dagli interventi introduttivi, lo avete appreso dal video. Ecco, io penso che chiaramente ognuno nelle sue forme, ognuno come può, bisogna porci il problema tutti quanti insieme di preservare questo grande patrimonio dell'autogestione e di impedire ogni forma di sgombero, perché il pericolo dello sgombero lo abbiamo di fronte già da domani. Chiudo davvero con questo, segnalando che appunto potete lasciare la mail, le informazioni ve le ho date, del 9 ore 11 ci vedremo qua a Roma, possibilmente al Cinema Palazzo o troveremo un altro posto se questo non è disponibile. Adesso leggiamo la mozione finale, così chiudiamo la discussione. Quindi prego ancora tutti di un po' d'attenzione, ascoltiamo la lettura del testo, che è un testo che è stato faticosamente scritto durante l'assemblea e che diventa da stasera, se lo approviamo, il testo con cui domani ci presenteremo nella discussione pubblica che va verso il 15 ottobre e oltre. Grazie a tutti.